La parte più difficile del progetto è creare l'ambiente. L'ambiente equilibrato che possa essere di aiuto a questi ragazzi, perché ricordo che in Serie D in campo ci vanno i giovani per obbligo e non vanno insultati, vanno supportati, perché altrimenti non serve farli giocare come la legge lo richiede. E in campo sono quattro, nelle rose ce ne sono 15. E quindi in questo momento c'è bisogno di supportare tutti. I più esperti devono dare una mano e i giovani devono dare questa mentalità di volersi migliorare e crescere anche di fronte a queste situazioni difficili. Questa è la realtà. Quando ci sono questi risultati non puoi fare nient'altro. La realtà è questa. Devi cercare di capire dove ti sei messo in difficoltà. E ci siamo messi in difficoltà su cose stupide per quello che riguarda il calcio. Perché non ho visto l'altra squadra metterci in difficoltà sul piano del gioco, sul piano delle tutte le situazioni che si possono creare in campo, ma siamo andati sotto 2-0 per un mezzo cross e una posizione sbagliata del portiere. E una disattenzione su una punizione laterale quanti hanno battuto veloci. Queste sono errori da evitare, da eliminare, da migliorare, perché se vogliamo fare un campionato di alto livello, per stare lì attaccate alle prime, questi errori non ce li possiamo permettere. E ricordo, sono mentali e mentalmente è la maggior parte del lavoro che sto facendo sui ragazzi. Oltre quello dell'ambiente, perché l'ambiente veramente, l'ambiente ha bisogno di, dopo l'annata precedente, dopo l'ultima annata, ha bisogno di ritrovare quelle dinamiche che servono per vincere. E oggi è il lavoro più difficile che sta facendo la società.